Finally, eccoci qui nella nuova stanza. Questi primi giorni sono stati un po', diciamo, giorni di organizzazione delle prime cose. Ho sistemato tutti i vestiti, tutti. I pochi vestiti che mi sono portata, che è praticamente vuoto l'armadio. Ho sistemato l'angolo di lavoro, quindi la scrivania, con tutte le cose, che era ovviamente una priorità. E piano piano, diciamo, mentre sistemavo, comunque mi sono resa conto di alcune cose che sono fondamentali e che non ho portato, tipo appunto il portadocumenti che usavo sulla mia scrivania e che pensavo non fosse necessario, invece mi è fondamentale. Quindi, però, per fortuna, diciamo, ho la possibilità di capire pian piano quello che effettivamente, quello di cui ho bisogno effettivamente, senza riempirmi prima di cose che magari poi non uso. Quindi quello che ho fatto questi giorni è stato proprio farmi una lista delle cose che pian piano capivo che mi erano utili, che mi erano fondamentali. Quindi, insomma, appena posso vado a casa a prenderle. Oltre ad organizzare un po' le prime cose, quindi lo spazio lavoro con il componibile della cartel, che inizialmente avevo messo come comodino, ma poi ho messo sotto la scrivania, perché effettivamente non c'è una parte di storage sotto la scrivania, quindi mi serviva un qualcosa che contenesse un po' tutti i miei dispositivi elettronici, insomma le cose che mi sono utili per lavorare e che non metto sulla scrivania, per lasciarla il più libera possibile. Ho sistemato un po' di piante in giro, ho messo qualche oggettino, insomma, che mi facesse sentire a casa, su un po' in giro, quindi sulle mensoline del letto. Devo ancora capire bene come sistemarle, però diciamo che le cose concrete sono ok, cioè è tutto al suo posto. Ora si tratta semplicemente di decorare, cioè l'organizzazione più o meno c'è. Ora dobbiamo decorare lo spazio. Pensavo che sarebbe stato carino, insomma, farlo insieme.
Quindi quello che mi manca effettivamente da fare in realtà è finire di decorare queste mensoline, capire cosa mettere, anche se insomma credo le lascerò abbastanza vuote perché sono praticamente dei comodini e quindi sono molto utili la sera per appoggiare che sia il libro piuttosto che un bicchiere d'acqua o qualsiasi cosa, quindi a parte qualche uno o due oggettini li lascerò abbastanza scarni. E poi un'altra cosa invece è questa scaffalatura, che nella mia vecchia stanza non avevo, quindi non ho ancora un'idea di come farla, però potrebbe essere un ottimo modo per aggiungere quel tocco personale alla mia stanza, perché è una scaffalatura che, vabbè, a parte qualche libro, comunque conterrà tutte cose, tutti oggetti che parlano di me, e quindi sarà un ottimo modo per personalizzare la stanza e dare quel tocco mio. Poi, mettere qualche poster in giro. Nell'ultimo video vi dicevo che non li avrei portati perché non avevo delle cornici. In realtà qui ci sono delle cornici, quindi potrei portarmene qualcuno. E ora, diciamo, farò una selezione, però penso che uno o due, sicuramente uno grande e uno piccolo, li porterò. Però non penso di appenderli, ma quello lo vedremo dopo. Potrebbe essere che li lascio appunto a terra, quello poi capiamo. Quello che invece mi premeva fare era sistemare questa scaffalatura, e che potrebbe sembrare sistemata, ma in realtà è solamente una cozzaglia di robe che ho appoggiato lì, che so che voglio mettere lì, ma che non so ancora come, quindi andrà sistemata. E nulla, questo perché poi ho già in realtà, come avete visto, spulciato un po' il quartiere, ho trovato ovviamente le cose fondamentali, il mercato. Sono passati 3-4 giorni, mi sto ambientando, non ho voluto fare tutto subito proprio perché appunto volevo capire come muovermi nello spazio e in base a le mie abitudini, le mie routine, capire come sistemarlo, come organizzarlo e come decorarlo. Vi faccio vedere un po' la stanza. Allora, questa è la scaffalatura che adesso andremo a sistemare insieme. Quindi questo è il letto, quella è la menzione di cui vi parlavo, lì c'è una piantana. E questa è la zona lavoro, che è un po' incasinata al momento, però quello è il contenitore di cui vi parlavo, che in realtà voglio mettere qui. Voglio mettere sulla scaffalatura, perché magari ci voglio mettere qualcosa, non queste cose di cancelleria, che invece metterò nel porta documenti appena lo prendo. Ho uno schermo per il PC. Questa scrivania è una scrivania che si alza, quindi posso anche lavorare in piedi. E lì invece abbiamo, ci sono io, quella che è la cesta per, insomma, i panni sporchi, e l'armadio. I trucchi. Allora, i trucchi inizialmente li avevo messi in bagno, ma insomma, non vivendo da sola ovviamente non posso occupare il bagno per ore, e quindi insomma mi truccherò qui, anche perché ho il mio specchio IKEA che al momento ho messo così, ma lo volevo mettere in verticale in realtà, ma non entra. Quello che potrei fare, che non farò ora, però potrei togliere questa qui e lasciarlo così, in modo che si tiene dritto. Però al momento lo lascerei qui, che penso che sia l'altezza perfetta per truccarmi. E davanti quindi iniziamo a metterci i trucchi. Allora, ho questo barattolo, che è un barattolo recuperato della cucina, dove tengo i pennelli, le cose diciamo un po' più alte. Poi questo, che è un altro contenitorino tipo quello di AI, però questo l'ho comprato a Roma, con insomma i trucchi un po' più piccolini. Lo metterei così. La cipria lo mettiamo qua. Dunque, io a questo punto questo scaffale lo userei come preparazione, quindi make up, gioielli eccetera eccetera. Il mio profumo, che a questo punto lascerei su questo scaffale, e i gioielli. Metterei i gioielli qui. Questo è il primo ripiano ed è quello appunto make up preparazione. Qui sopra è abbastanza visibile, quindi metterei sicuramente magari questo se c'entra, che è un vaso, ma non c'entra, e quindi lo lasceremo qui. A questo punto toglierei questa. Per il momento la togliamo perché lì sopra mi sembrava un po' troppo piano. Passiamo il Potos
A questo punto qui sopra forse metterei le candele. Candeline. Mi piace che va in mezzo lì. Con sempre candela di Musi. E il porta candele, questo qui di ceramica, lo metterei qua a questo punto. Ci metterei a questo punto anche. Ok, quindi abbiamo ripiano, allora l'ultimo ripiano piante, piantina, candele, ripiano make up eccetera eccetera. Poi qui abbiamo la mia busta di iDesign, dove ho all'interno altre buste, quindi ci sono tutte le mie tote bag e buste utili che penso di lasciare su questo ripiano perché l'ho usato in questi giorni, era molto comoda. Togliamo un po' di sanfrusaglie, questo lo lascerei qui così, penso sia molto carino. Poi abbiamo questa paperella che a questo punto metterei qua, mi sembra molto carina. Qui abbiamo una scatoletta di sardine in ceramica. Sì, mi piace. Che dite? Non mi dispiace, diciamo che sicuramente è una prima disposizione per non lasciare tutto un po' così a caso. È carina. C'è sicuramente tante altre cose da fare, tante altre piccole cose da personalizzare per rendere lo spazio ancora più mio, però inizio comunque a vedere il risultato dei primi giorni, sono molto contenta. Avere un ambiente ordinato e funzionale cambia veramente la percezione dello spazio e lo rende subito più rilassante e accogliente. Spero che questo tempo passato con me, questi piccoli consigli di organizzazione vi siano stati utili e che possano ispirare anche voi a dare nuova vita ai vostri spazi.